Allora, stiamo prendendo un caffè da Avidano, siamo io, Alessandro e c'è Andrea. Allora, per prenderlo abbiamo dovuto mandare un messaggio WhatsApp. Siamo qua davanti, abbiamo dovuto mandare un messaggio al 338-413-4580 chiedendo i tre caffè. Dopo vi faccio vedere il messaggio, adesso ci daranno i tre caffè, poi li prendiamo e ci dobbiamo disperdere. Quindi praticamente appena ci danno il caffè io vado a prendere la Museo Egizio, tu vai in Piazza Castello e lui va ai Giardini Reali. Sì, assolutamente. E poi ci facciamo una videochiamata. Per prendendo il caffè. Ok, ok. La cosa è molto agile fare così, prendere un caffè, arrivando qua, invece di dirgli voglio tre caffè, bisogna fare il messaggio WhatsApp. Potrebbero attrezzarsi con una canna tipo quelle da, come dire, quelle dei giardinieri per bagnare, tirarlo direttamente dalla macchina con potrebbe, la pompa. Cosa ne pensi, Parisotto? È molto complicato e lo vedo soprattutto per i signori di una certa età. E poi c'è un altro problema, vero? Sì, il problema dei bagni pubblici, lo solleveremo più avanti con un'inchiesta approfondita. Per noi prostatici, quello è un problema serio, serio, perché è da stamattina che la tengo. Scusate, ma ci controllano. Stiamo pagando con Satispay perché non si possono usare monete. Il 30. Come ammazzare il caffè d'asporto? Sì, infatti lo dicevano.